è mai capitato di acquistare qualcosa per casa tua, portarlo a casa e poi renderti conto che forse hai fatto la scelta sbagliata? Questo può capitare con oggetti di poco valore, come un vaso che hai acquistato del colore sbagliato e che molto probabilmente finirà in soffitta, oppure con dei mobili che ti costringe a tenere perché ormai li hai acquistati, ma che vorresti cambiare alla prima occasione. Ciao e benvenuto in questo canale. Mi chiamo Mattia e sono un interior designer. Se sei interessato a conoscere dei metodi per progettare casa tua come un interior designer, allora sei nel posto giusto. Iscriviti al canale e rimani sempre aggiornato. Oggi voglio parlarti di progettazione degli spazi. Ebbene sì, progettazione. Molto spesso questo è proprio quello che non facciamo e finisce che ci riempiamo di oggetti inutili per i quali abbiamo speso ma che non ci rendono felici. La nostra casa dovrebbe essere invece un luogo, anzi il luogo, che ci fa stare bene perché ci rispecchia ed è progettata su misura per noi. A volte tuttavia è difficile fare delle scelte consapevoli quando si progettano i propri spazi e ci si lascia guidare un po' troppo dall'istinto. Proprio per questo ho deciso di mostrarti il mio metodo di progettazione e ho pensato di iniziare da una stanza un po' più semplice da progettare ma estremamente importante. Il living. Sei pronto a conoscere il processo creativo per imparare a progettare il tuo living come un interior designer? Iniziamo! Il living è uno dei principali ambienti in cui le persone preferiscono passare il proprio tempo. È il luogo in cui ci si rilassa e che si condivide con la propria famiglia e gli amici. Spesso è la prima stanza in cui si entra varcando la porta di casa. La sua funzione deve essere quella di farci stare bene, di rispecchiare la nostra personalità e il nostro carattere. Progettarlo nel modo corretto è perciò fondamentale per conferirne comfort, bellezza e funzionalità. La prima cosa che devi fare è indagare quali siano i tuoi bisogni e le necessità legate al tuo living. Puoi anche scrivere le idee che ti vengono in mente in una vera e propria lista. Ecco alcune domande che ti potranno aiutare. Chi usa questo spazio? Quali sono le attività che si svolgono qui? Cosa voglio migliorare rispetto ad oggi? Cosa voglio provare quando sono qui? Le risposte a queste domande ti aiuteranno a concentrarti sulle priorità e sui bisogni. Per rispondere, osserva lo spazio e ciò che ti circonda. Individua i vincoli, ovvero degli elementi che non puoi abbattere, e pensa alla bellezza, ma soprattutto alla funzionalità. Per ogni attività che pensi di svolgere, scrivi anche quali mobili pensi siano necessari. Sii preciso e avrai facilmente la lista di tutto ciò che ti serve. Ognuno di noi ha esigenze differenti e da queste nascono progetti molto diversi. Individuare cosa ti piace e ti identifica è fondamentale. Ti guiderà nella definizione dei colori che utilizzerai, della forma dei mobili e del loro stile di appartenenza. Un buon design tiene conto sia della funzionalità che dell'estetica ed è pertanto importante fare i corretti abbinamenti, che siano armonici ed equilibrati. Se non sai molto bene quale sia il tuo stile, lasciati ispirare dalle foto che ti mostro. Sono i 10 stili principali che ho individuato e selezionato apposta per te. Seleziona lo stile o gli stili che più ti piacciono e cercali come parola chiave su internet o su Pinterest. Se non lo conosci, quest'ultimo è un motore di ricerca che utilizza le immagini.
Sono sicuro che così troverai l'ispirazione giusta. Ricorda, se non sei sicuro o ti senti inesperto, può essere una buona idea copiare quello che vedi. L'importante però è capire che cosa ti piace per farlo tuo e poi riuscire a reinterpretarlo. Prima di pensare alla progettazione del tuo living, è importante conoscere bene la stanza in cui ti trovi. Prendi un foglio bianco e fai uno schizzo di come è composta. Disegna la posizione dei muri, delle finestre e della porta. Fai un simbolo per la posizione delle prese elettriche e delle luci. Cerca di fare un disegno proporzionato, ma non ti servirà essere troppo preciso in questa fase. È solo uno schizzo, ma servirà per non dimenticare nulla che possa essere importante. Ora, con l'aiuto di un metro, prendi le misure necessarie e trascrivile sullo schizzo che hai disegnato, in modo ordinato per non confonderle le une con le altre. Mi raccomando, non pasticciare. Ricorda di misurare le pareti complessive, la misura delle finestre e della porta e le distanze tra i principali elementi strutturali che compongono la tua stanza. Non importa se ti dimentichi di qualcosa, è casa tua e potrai recuperare in qualunque momento. Infine, prendi un nuovo foglio e disegna una pianta dettagliata in scala della tua stanza vuota. Ora hai ben chiaro ciò che ti serve e quindi quali siano gli elementi che non possono assolutamente mancare. Inoltre, hai conosciuto ogni centimetro della tua stanza. È finalmente arrivato il momento di pensare alla progettazione degli spazi. Distribuire i mobili in un progetto è la parte che io trovo più stimolante. Mi piace mettermi nei panni del mio cliente e immaginare di vivere a casa sua. Per te sarà più facile, perché dovrai semplicemente essere te stesso e visualizzare la tua stanza vuota che si riempie un po' alla volta. Prendi la pianta che hai disegnato e a matita inizia a tracciare i segni dei mobili. Utilizzare la matita ti permetterà di cancellare e provare nuove disposizioni quando non sei convinto. Puoi anche decidere, e in realtà te lo consiglio, di fare delle fotocopie della tua stanza vuota per provare idee diverse. Anche in questo caso è importante essere precisi, perché ne va di una buona progettazione e in questo modo non ci saranno sorprese spiacevoli più avanti. Disegna pertanto i mobili in scala, in base alle dimensioni reali. La soluzione giusta sarà quella che terrà conto degli spazi di passaggio, che ti permetteranno di muoverti liberamente e senza ostacoli all'interno della stanza. Questa è la fase più importante di tutta la progettazione, quindi prenditi il tempo necessario, rifletti, ma soprattutto divertiti. Voglio darti un altro consiglio. Sperimenta qualcosa di nuovo e che ti faccia dire wow. E sfrutta le particolarità della tua stanza a tuo vantaggio, mettendole in risalto. Se hai una finestra grande e bassa, perché non trasformarla in una zona relax per sedersi e guardare il tramonto? Se hai una parete curva, perché non trasformarla in una zona di lettura costruendo una libreria su misura? Se c'è un pilastro che ovviamente non puoi eliminare, perché non farlo diventare un elemento di rilievo nella nuova stanza, integrandolo in un arredamento specifico? Dai libero sfogo alla tua immaginazione e se qualcosa non ti convince, cancella e riprova. Cerca ispirazione online se ti senti bloccato. Ora hai tutte le informazioni che ti servono. Sai quali siano le tue necessità e i tuoi sogni. Conosci nel dettaglio ogni centimetro della tua stanza e hai progettato il tuo living sia nell'organizzazione degli arredi sia nello stile. Cerca nei negozi online i mobili che ti servono e che hai individuato nel dettaglio. Online è anche facile trovare il prezzo degli articoli e conoscerne le dimensioni precise per confrontarle con il progetto che hai disegnato e verificare che tutto ci stia alla perfezione. Tutti gli acquisti che farai saranno consapevoli, non sprecherai denaro inutilmente, ma soprattutto amerai ogni singolo elemento che inserirai nel tuo living. Allora dimmi, ti ho messo un po' di voglia di progettare il tuo living? Io credo proprio di sì e spero che i miei consigli ti siano utili. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, per favore lasciami un like. Mi piacerebbe che scrivessi un commento in cui mi racconti qualcosa di te e come vorresti realizzare il tuo nuovo living. Scrivimi anche se c'è qualche consiglio pratico di progettazione di cui hai bisogno. Sarò felice di creare un contenuto apposta per aiutarti. Infine, se conosci qualcuno che come te e come me ha una passione per la propria casa, allora condividi con lui questo video,
Sono sicuro che lo farai felice. Buona giornata e a presto.